day. Mm -hmm. Siamo a casa di Giorgio Comaschi. Grazie Ciao. Giorgio Ciao. di averci aperto le porte di casa tua. Sono ospitale. Bellissima casa. <ride> Dopo anche i nostri amici vedranno perché siamo andati Grazie. a curiosare, fotografie. Io intanto ho scelto questa posizione perché guardate cosa Sei sopra. Sotto Pascutti, sì, Sotto sì. Pascuti. Poi non è neanche una foto, è una tela questa, quella dietro è di me. È fatta su tela, sì, sì, l'ho fatta fare in grande perché eh, la foto storica, la foto, la è foto. il, il gol di Pasquale, perché lui tra l'altro ha sempre detto che non è anche stato uno dei suoi più bei gol, ma la foto è, fa, fa è il È bellissima, goal, sì. ho scelto apposta questa posizione, però la tua casa è piena di cimeli, ricordi, sì, sì. Eh, tu ovunque vai trovi delle cose e riempi la tua casa, dopo sì, te sì, le descrivi. Mi piace, sì. Non piace? come arbore, ma <ride> quasi. Come arbore. Allora, Giorgio Comaschi, giornalista, scrittore, attore, conduttore televisivo, ma soprattutto col cose, eh, cose. collezionista eh, seriale. Di è figurine vera, Panini, figurine passione, Panini, eh. Di, eh, Diabolic, Batman, guarda, Paperino, poi faccio i calciatori. Ma mi è tornata da poco questa passione delle figurine. Abbiamo fatto un gruppo di persone che Lo so, lo so. cambiano, eh, e, che, e quindi le doppie, fate tutte le vostre riunioni per completare gli album. Sì, sì, mi sembra siamo giusto. Siamo dei maniaci. Ci sembra giusto. Senti Giorgio, figlio di Nino Comaschi, sì. grande fotografo bolognese, che cosa... Chi ha lasciato tuo padre da questo punto di vista? Eh, Nino mi ha, mi ha lasciato la passione per il Bologna, calcio, mi portava dietro la porta a fare le foto. Quando qualcuno ha scattato quella foto, Maurizio Parenti, io ero lì di fianco e la mia foto fa schifo perché l'ho scattata un attimo dopo. E, e quindi fin da piccolo avevo questo babbo che faceva il cronista di Nera, il fotografo, ed era un mio amico. Più che un padre, cosa che poi l'errore che faccio anch'io adesso con i miei figli: faccio l'amico, non faccio il padre, perché forse me l'ha data lui questa cosa. E mi ha dato la bolognesità e soprattutto, secondo me, il senso pacato delle cose, un po' questa ironia, questo modo di prenderla poi un po' come viene. Secondo me, questo è stato molto importante. Senti tu che sei un artista tutto tondo perché scrivi, canti, fai musica. Perché sei partito come giornalista? Cioè, qual è stato la prima, il primo richiamo? Beh, intanto parto come calciatore fallito perché <ride> giocato, ho giocato nel Bologna fino alle sole della primavera, dal Naga, aglie, però fisico non spalla spiovente, non grintoso. Quindi sono, Mio padre voleva che io fossi il calciatore, però è rimasto forse un po' deluso da questo. Allora succede che uno diventa giornalista come succedeva una volta. Mio padre era al Carlino, ha detto a Cucci perché non prendi mio figlio a fare le classifiche la domenica, si andava a fare le classifiche nelle pagine Italo era al Carlino, ho cominciato così, eh, dopo sono stato assunto a stadio e ho fatto parecchi anni di stadio, sono diventato professionista nel 78, poi sono passato a Repubblica, quindi dopo sono diventato giornalista, ma io sono un giornalista. Poi faccio tante puffarolate eh, di chitarre o di spettacoli o di ma io sono fondamentalmente un giornalista. Infatti, anche oggi, quando, oggi, quando il Callino mi chiama, mi fai, mi fai un pezzo. Io a fare cento righe che non si fanno più, cento righe, ci metto dieci minuti perché è, è la mia cosa. Tu sei giornalista. Io sono un giornalista. Il resto è, viene dopo. Chiaro, il resto ma no, ma è, è io, per non de deludermi nella vita, ho fatto tante cose in modo che quando me ne deludeva una, e, e nell'altra, dicevo, però, c'ho quella. Forse non ho mai fatto una fatta bene, ne ho fatte tante, fatte così così. Beh, non è vero, poi questo eh, lo dici... Però se avessi per... fatto una sola cosa, mi avevano proposto, fai l'inviato, scrivi bene, non me ne fregava niente, insomma non lo so. Avevi bisogno di sperimentare, di sì, provare tante cose. Sì, soprattutto una cosa che mi ha insegnato mio padre, la mia carriera è andare a letto alla sera convinto, contento di aver passato una bella giornata. Ci con te a bere un bicchiere con gli amici, una ragazza un giovane, un amico, uno spettacolo. La mia carriera è quella lì. Quindi e si può dire che funziona, la... funziona, funziona, perché il giorno dopo ricominci sempre. Invece queste ansie di voler diventare, ho visto gente cambiare da così a così con la popolarità sempre detto ai miei amici datemi degli schiaffi se vedete che divento un cretino. <ride> però non ne hai ricevuti tanti di schiaffi, quindi no, vuol dire che è andata ce bene. Ce l'ho fatta. Sei di giornalista però già con la vena ironica, cioè al di là dei pezzi seri, quando serviva essere seri, tu avevi già questa... Capacità di, anche nelle pagelle, sempre molto ironiche, divertenti, e poi forse anche la fotografia di tuo padre era in grado di, in grado di sì, in poche una... parole centrare subito. Lui aveva una grande eh. ironia. Poi, nell'epoca degli anni 70, quando si cominciavano a frequentare le, le cantine, c'era la Bologna di Guccini, quindi tutti i cantautori impegnati. Io invece mi, mi spostavo verso Iannacci, verso Beppe Viola. Verso un'ironia anche surreale, questi libri, mi ricordo un libro di Viola Iannacci, L'Incomputer, una roba allora quasi incomprensibile, e mi piaceva da pazzi, e dopo io mi sentivo di dover far ridere. Ecco perché molto spesso dicono: Lei è un comico. In realtà, non sono un comico, però vengo frainteso è anche così delle volte definito comico perché mi è sempre piaciuto il fatto della risata dopo sono diventato schiavo della risata perché se adesso tu non ridi io rimango male nel senso quando faccio uno spettacolo cioè, sento ho bisogno della risata e se no dico e eh, allora non allora. va mica bene ma, ma non, non è così ma è, è vero quello. che i comici sono quasi tutti tristi e seri tu non sei comico in questo, perché in realtà sei un uomo allegro. Sì, la malinconia fa parte però della mia, del mio tessuto proprio base, cioè io sono malinconico, cioè mi piace la malinconia, la comicità malinconica, un po' Iannacci appunto, Marcovaldiana, un po' Marcovaldiana. però il comico, sì, il comico, no, tu dici così perché... Il comico deve essere sempre allego, deve sempre fare il comico. Quindi quando lo vedi triste pensi che sia molto triste, ma non lo è. Non lo è. In realtà ognuno di noi deve sempre fare la sua parte. No? È come Morandi che mi dice io devo fare Gianni Morandi. Chi sono poi io nella vita? Gianni Morandi o quella... Anch'io in fondo devo fare un pochino come maschi, se no, eh, ma com'è serio, com'è triste. Si interpreta il personaggio che si è diventato, deve far quello far si che stesso. si aspetta. Le ballerine di... del Varietà devono far vedere le gambe. Cioè, <ride> sì, cioè... è chiaro, è un'immagine chiarissima. Senti Giorgio, chiudo la parentesi giornalista e pagelle, perché io so che tu hai fatto una pagella spettacolare al nostro Pepe Anaclerio. Allora Lo... facevo delle pagelle che erano colpi di sole, colpi di... di vento, colpi di. era una rubrica su Stadio dove facevo la pagella del Bologna, sì sì. sì. E ogni tanto deliravo, lui la ricorda sempre, Pepe, perché eh, facevo delle pagelle molto secche anche come definizione alla fine. Mi ricordo una volta con lui feci proprio Anaclerio, siccome era chiamato Pepe, Anaclerio. Eh. E la pagella era... P -p 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 4, cioè, sento, non sono andato oltre questa cosa. Incisiva, però hai spiegato tutto. Senti, come passi poi dall'essere dall giornalista di carta stampata alla televisione? Perché tu conduci Gala Gol. Beh, lì è Giacomo Bulgarelli che è poi praticamente mio padre. Cioè Nino a un certo punto passa, perché se ne va, è morto nell'80. Bulgarelli diventa mio padre perché è venuto alla mia cresima, che Nino era amico di Giacomo, e quando Giacomo era giovane, poi è, venuto, è stato testimone alle mie nozze e un giorno ha detto a Luigi Colombo a Telemonte Carlo, ma perché non facciamo condurre a Comaschi Galagol? Io non sapevo cosa stavano dicendo, eh, perché non era un conduttore, io facevo il comico, cioè facevo il cabarettino con la chitarra e da lì mi ha portato a, a, a Galagol per due anni con Luigi Colombo, con Altafini, con Boscov che lì inventò tutte le sue eh, grandi massime, era uno dei più grandi comici che abbia mai conosciuto. E, e lì sono diventato un, televi, un televisivo, la mia carriera televisiva è iniziata lì, tra l'altro con problemi anche con Repubblica, perché allora ero a Repubblica e Scalfari un giorno disse o la televisione o il giornale, che io non sapevo più cosa dire, e lì fu Lucio Dalla. Che mi convinse con una delle sue frasi folgoranti. Un giorno al telefono mi disse: Ma scusa, è come se ti avessero chiesto: Vuoi mangiare tre chili di pomodori o volare? Te devi dire volo. Io rimasi di stucco perché Lucio era folgorante. E due giorni dopo mi sono licenziato dal giornale. Che erano anche, era rischioso, c'era cioè un salto eh sì, perché eh, di là sì, non avevi una Anche un i miei mi dicevano: Il lavoro sicuro, eh. io lavoravo, già, guadagnavo già bene come giornalista, sono andato a fare la TV, poi da lì. Eh, Telemonte Carlo, poi quelli che il calcio, qualche altro... Però punta. aspetta, un passaggio alla volta. Galagol dopo la Parietti. Subito dopo la Parietti. Quindi no, si è passato da la... dallo, dallo sgabello e la gamba cavallata di Alba Parietti, che era famosa ovunque. Alba Eviline o Comaschi... Eh, Come è quest... stato accolto questo passaggio? ma bene perché io eh, avendo il teatro dentro, avendo lavorato in teatro, non avevo problemi. Ad avere dei copioni, cioè andavo alla grande, siccome cioè, in teatro devi fare la battuta sul, sul tuo eh, collega a quello che dice lui, in tv puoi dire qualsiasi cosa in qualsiasi momento, quindi avevo una tranquillità che tutti erano stupiti da questo fatto perché per me era come un salotto. A me piaceva quel tipo di conduzione lì, come anche Red Ronnie, Red Ronnie mi è sempre piaciuto per il modo familiare di condurre e allora è andata bene. Cioè. E soprattutto ancora le trasmissioni sportive erano serie, erano era serie, sacro sì, il sì. calcio quando si parlava a fine Infatti partita. Infatti quelli che il calcio nacque poco dopo e Voglino di Rai 3 mi telefonò e mi disse accidenti hai fatto una cosa, hai, hai copiato una cosa che noi stiamo per fare perché quel tipo di conduzione lì poi fu Fazio che faceva quella cosa. Ed era più o meno quella cosa lì, ecco. quindi sono stato molto contento. Mi piacerebbe ancora adesso fare una cosa così. Comunque, quelli che il calcio ideato da Marino Bartoletti, altro sì. personaggio della nostra terra, sì, quindi sì, evidentemente questa terra è abbastanza facile. Lui mi ha confessato del... che nel suo progetto di quelli che il calcio i conduttori segnalati da lui erano due, io e Fabio Fazzi, ma siccome Fabio Fazio lavorava già in Rai, Guglielmi scelse Fazio, però insomma, avrei potuto essere io a quelli che il calcio. Va bene così. Comunque il passaggio è stato giornalista carta stampata, giornalista televisivo sì. con la tua ironia e il tuo modo di fare, poi però la tv ti ha portato a fare tutt'altro, sì, cioè, sei diventato uno showman. Sì, perché quando ho fatto una, 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 un collegamento con quelli che il calcio nello spogliatoio del Parma durante un Parma Milan... Siccome come giornalista avevo già seguito il Parma, mi hanno permesso di entrare nello spogliatoio, che allora proprio neanche come adesso che è un po' finta che entri nello spogliatoio, no, entrare nello spogliatoio fra il primo, durante la partita, mentre i giocatori erano in campo io rovistavo nel mobiletto di Minotti o di Aspriglia e feci il bagno nella loro vasca idromassaggio. Fu una cosa molto grossa perché i giocatori mi diedero il permesso e lì mi vide la carrà. Che mi telefonò, sai quelle cose? Sono Raffaella Carra, sei addio, tac, metti giù. Invece era lei, che succede? Che mi chiamò a fare caramba a Roma. Pazza, pazza, pazza su una terrazza, porta, porta, porta una farfalla. Pallo, ballo, ballo nel mio castello. Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Allora, Giorgio Comaschi è il mio mouse. Come nel computer, è il nostro topolino curioso che andrà in giro per l'Italia e fuori dall'Italia a fare delle sorprese, adesso l'avete conosciuto bene bene in volto, quindi quando arriva, arriva Giorgio Comaschi, lui è un attore, è di Bologna come me, sono proprio la prima volta che sto vicino a un bolognese proprio spalla a spalla, è un attore, è un giornalista ed anche un conduttore, io sono molto contenta e tu dove sei andato a fare il primo servizio? Sono andato lontano, sono andato in Inghilterra, però scusa, hai fatto tanti misteri fino adesso, vuoi adesso che ti venga a dire i miei? No, li tengo io, <ride> li tengo ragione. per me. No, no, la, no, diciamo ragione. che ho cercato di accendere un po' la lampadina della, della sorpresa nel, nel cuore de, della gente facendogli passare una giornata che non avrebbero mai trascorso. Una domanda, ma quando tu entri in un posto, adesso non, quello di stasera diciamo, non lo diciamo ancora, ma qual è la reazione della persona? Vedo 2000 punti interrogativi, duemila sorrisi dentro la pupilla dell'occhio. Ah, sì, eh? <ride> sì. Va bene, allora, Giorgio, ci vediamo dopo. Okay. Grazie di stare con noi. Bene. E vedremo dopo il tuo filmato insieme. Ciao. Arrivederci. Una roba per me fuori, non era nel mio. Cioè, io, Storia delle Dame, Guccini, Cantautori, La Carrà. E invece ho fatto due anni di caramba e poi la, la zingara, dopo sono diventato uno di Rai 1, esatto. eh, la caramba ha sempre detto tu hai il patentino di Rai 1, cioè puoi entrare nelle case alle sette e mezza, otto, che non è facile perché se ti accettano vuol dire che e vedrai che ce la vai per tutta la vita, è vero perché adesso sono anni che non faccio la tv, ma vedo delle signore che ancora mi incontrano e fanno Eh ma in televisione la vedo sempre, che, che adesso non ci sono. <ride> Però hai capito? È rimasto questa. Fatto una volta, vale per tutta la vita. incredibile. Eccomi qua. Volete sapere dove è andato a finire Giorgio Comaschi questa settimana? A St. Moritz. Ha mandato un ragazzo a 140 km l'ora su un Bob. Vediamo il servizio. Vai Giorgio Comaschi! Sono qui a Monselice, eh, provincia di Padova, a casa di Manuel Favaro che vuole fare una sorpresa al suo amico Loris Brigato, un ragazzo di 30 anni che eh, 4 anni fa ha avuto un incidente in moto e purtroppo adesso non vede, e eh, non vedente. Allora, qual è la sorpresa che vuole fare? Allora, visto che Loris ha sempre amato la velocità. Io, assieme al club Quattro Tommetri qui presente, abbiamo deciso di fargli fare una bel, un bel giro con, con il Bob A4. Con il Bob A4. Bob A4. ecco Lui adesso sta venendo qui perché avete organizzato questa sta riunione. Sta venendo qui perché abbiamo appunto organizzato la riunione del club. E noi, intanto, cosa facciamo? Giochiamo a carte? Giochiamo a carte. Giochiamo a carte. Dici qualcosa di Raffaella Carrà che non sappiamo, visto che tra l'altro è un'altra della nostra regione, anche lei è romagnola, ha un bel rapporto, di grande intesa, non so, sarà zodiacalmente, non so, credo, gemelli con pesci, vanno non lo so. Sono sempre stato molto d'accordo con lei, professionista a livelli pazzeschi, stava in casa a ripassare le sorprese la sera prima, in diretta aveva la capacità di. di proprio quando vedi uno che è in televisione da vent'anni o 30 anni, capisci poi il perché. Ti può piacere o non piacere? Baudo, mai buongiorno, la cara, però super e quindi grande rapporto. E proprio di grande stima ancora adesso ogni tanto ci mandiamo dei messaggi con Iapino che è la grande sorpresa poi è Iapino che è un grande personaggio che mi è piaciuto da matti infatti il mio libro.com l'avrei voluto intitolare aveva ragione Iapino perché Iapino sempre, aveva sempre, sempre aveva ragione. ragione lui e quindi la carrà la carrà sì, sì ma ho la statuetta qui da qualche parte perché se ho comprato poi anche questa casa un po' io ho due persone a cui dovrei fare il busto in giardino la carrà e la zingara cioè la sono Zingar. le due e infatti adesso arriviamo anche alla zingara, in mezzo c'è stata anche Emilio Carlucci, tu hai lavorato anche sì, con, il, ho fatto, con delle allo... vere star della televisione nazionale. Sì, perché facevo lo zecchino d'oro, la festa della mamma con lei e poi dei, dei capodanno su Rai 1 con lei da, da, da Assisi, con Lucio, che era Lucio che mi aveva coinvolto, Lucio Dalla. Quella, quel capodanno di Assisi mi fece fare la tonsura da frate qui che, perché dice ti devi girare a un certo punto c'è la basilica e allora si deve vedere mi portò dal, Lucio mi portò dal barbiere ad Assisi un'ora e mezza prima della diretta per fare, <ride> per fare la chierica con Lucio un altro grande rapporto devo dire perché oltre a darmi quella frase là che mi ha fatto cambiare la vita lui io fino a poco prima che morisse eh, avevamo questa tradizione ogni mese, ci sentivamo per fare la classifica dei primi cinque imbecilli di Bologna. Ah, però! Sì. Facci qualche nome se si può, non è carino. E, sai, eh? Allora c'era poi anche dei nostri amici, però a certo. volte poteva esserci un politico, ah, uno, okay. un presidente, cioè, cinque imbecilli sempre, sempre aggiornare la classifica. E vi trovavate d'accordo? Quasi lo sempre, questa, questa settimana secondo me è secondo coso. Oh. Oh, Casini, prodi, <ride> oppure che ci poteva essere in quel momento... <ride> era la luce era così. Lui ha anche scritto Taxi, una trasmissione che tu hai fatto su Rai 3, quindi è claro. una collaborazione sì, vera, sì, la vostra. Ma sì, davo il taxi, dai, fammi, fammi, fammi un deniro, fammi un deniro che guidi il un alpacino <ride> che guidi il taxi. Due panne Maria, tre pan e maria. a Napoli 8 pagemaria. Per lei è meglio farsi la barba con la lametta o con il rasoio? Scusi, è una cosa che, perché visto che lei ha una pelle sempre così bella, <ride> <ride> è meglio la lametta o il rasoio per lei. Ma no, no, io la... rito un po' io la lametta la, la non l'ho mai usata a ah, elettrico? sempre con rasoio elettrico non, non sono capace perché mettersi la schiuma tutto, è scomodo per me invece ma viene abbastanza bene il Ma lei signor, signor Morandi è convinto di giocare proprio bene a pallone o no? <ride> no perché è sempre con questo pallone <ride> no ma io insomma no. mi piace giocare perché mi piace il gioco di, di stile Insieme agli altri, giocare. Eh... Ci sono quelli fissati che dicono credo, di essere molto bravi. Ma io, fino a qualche anno fa, correvo molto, non ero, tecnicamente, non ero molto forte. Insomma, fra Furino e Platini, io ero, io ero Furino, Furino, eh. Furino. E io facevo questa cosa, tra l'altro, Arbore quando lo incontro mi ricorda sempre: taxi è uno dei più bei programmi mai visti. Andava in secondo serata su Rai 3. Non è mai stato molto valorizzato, ma. Bellissimo, portavo una star nel sedile di dietro e eh, io guidavo il taxi. Sì. Cosa dice la gente? Ti riconosce? Caspita, mi scambiano per un'altra. Io l'ho riconosciuta subito, ho detto? Eh, Era Cola. Oh. Sì, sì, perché se ne <ride> Ma che effetto fa? Eh. Alla mattina appena sveglio ho un gran bel effetto, la sera è quando vorresti essere un io po' più... Guarda, <ride> più solo, più solo, un cosa? po' più solo, cioè, po più solo, 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 Forse ti ha aiutato anche poi a livello nazionale avere questa caratteristica di aver conosciuto queste osterie, questi luoghi dove c'erano questi personaggi un po' felliniani, anche se magari siamo più in Emilia sì. che in Romagna. Devo dirti che Bologna è molto cambiata. Io ho vissuto quell'epoca delle osterie quando non si andava a letto e non ho mai sentito uno dire sono stanco, devo andare domattina in banca oppure, eh, oppure vado a letto presto perché mi sono alzato eh, stanotte devo andare perché domattina mi alzo. No. Lì la gente stava fuori fino alle 3, alle 4 e c'era questa gente, questi musicisti o pseudomusicisti, anche camerieri che finivano il servizio e Bologna nasceva la sua creatività, sono sempre stato convinto, è nata lì dal casseggio. L'arte del casseggio, cioè dello stare al bar o all'osteria fino a tardi a parlare di niente, apparentemente di niente. Sentivo so, delle discussioni su un mulino di pava di Cucini, come funzionava il mulino d'acqua per ore. Quindi niente, oh, volete un caso da fare, diceva la gente. Ma noi lì dopo si andava a casa e qualcuno aveva un'idea e qualcuno scriveva delle belle canzoni. Cioè, Bologna, la, la creatività di Bologna nasce in quella cultura lì, del bar e dell'osteria e dello scasseggiare. Verissimo. Cose che probabilmente hai portato anche no? a livello nazionale. Cioè, quando hai lavorato sì. con questi grandi professionisti, però, sì. vedevano in te delle cose uniche che magari. Sì, perché noi siamo diversi bolognesi rispetto a Milano, Roma, dove parlano sempre di lavoro, dove non ti accompagnano a casa ma ti accompagnano alla fermata di un metro, non gliene frega niente, vogliono parlare di lavoro. Si stupiscono quando vengono qui e fanno: ma, ma come eravamo a cena con Gucini, con, con Carboni e non parlate di lavoro? cioè perché lo scasseggio nostro è bellissimo, io l'ho portato fuori e ho visto che funziona molto. Questa bo questo modo, questa cultura del bar, che è un mondo purtroppo no, non femminile, era un mondo maschile, la donna era marginale, diciamo, però era un mondo molto creativo, anche scrittori, Stefano Benni. Umberto, ecco eh, tu adesso cioè. con l'edicola dei tre scalini, praticamente <ride> sì. attraverso le tue dirette di Instagram, eh, racconti questi personaggi. Mi piacciono uomo questi personaggi, sono. sono personaggi Pers della strada. Bravissimo. E questo è, per me è un valore enorme. C'è cioè, gente che non se la tira, si se sentono tante pippe. <ride> Torniamo alla zingara, lì è stato sì. il momento, come dici, te, forse di massima notorietà sì. anche perché fascia oraria, preti G, rai 1, cioè. 70 puntate. Sì, sì. Tutti Ogni guardavano anno. la luna sì, sì. nera. Io so chi sei, Era un ripiego, cioè la tv la, la metteva perché non era ancora pronta un'altra serie, non so, di Amadeus o di Joslen, Allora dai, vabbè, facciamo un po' di puntate della zingara. Poi, quando vedevano che facevano ascolto altissimo, se ne appropriavano tutti i direttori. Ah, la zingara. Ma è sempre stata considerata un tappabuchi quel programma lì. Maricci di Striscia, l'ho incontrato diverse volte, ma ha sempre detto: se c'è una cosa che mi dava fastidio, contro striscia era la zingara, pensa quindi con il signor Giuseppe, ragionier Giuseppe, perché mi tocca sempre le gote? A lei piacerebbe che la zingara le toccasse no, le gote? No. Dopo di là c'è un tocco di gote per tutti. Carta la 3-2, quale? La 7, la 7, lo dica su con la vita perché altrimenti, attenzione, la 7. La luna. toccare il gel, porta fortuna, ma lei non ne ha avuta, allora, mi dispiace, arrivederci Giuseppe. Era una roba semplice, le, le vincite diciamo erano di carta da 50.000 lire, non erano milioni sconosciuti, era roba il gioco delle carte, era, funzionava molto le piazze. La tre. Anna, la 3, Anna, la 3, attenzione, l'ha peso, l'ha peso. peso, via, pericolo scongiurato. Ribadendo. Le cose ormai già fatte, su che cosa si batte e si ribatte? Sul chiodo! Sul chiodo, va bene! E sul chiodo 200.000, siamo partiti bene, Anna! Garba da 400. Non guardi la zingara, non la guardi nel vol, nel la viso 5. perché la sta cercando di ipnotizzare. Da 5! Hai citato Ricci, in effetti tu potevi essere il classico conduttore di striscia. Sei mai andato vicino? C'è mai stato un. No, no, perché io ero connotato, molti pensavano che fossi proprio un Rai. C ah, con un okay. contratto Rai invece ho sempre avuto un contratto esterno, cioè da collaboratore. Invece freelance. pensavo. Sì, un freelance, però ero l'uomo Rai, quindi non ero ancora forse al punto di, di, di essere rubato alla Rai per andare dall'altra parte, anche perché la televisione non è la mia vita. Diciamo, quel tipo di televisione lì io ho dovuto fare un po' ehm, essere un popolare, ma in realtà. Ehm, vengo da un'altra matrice, cioè non è il mio mondo. Ma cosa fai ai fatti vostri? Quando facevo la mattina con Guardi lì, con la, dalla chiesa, Giletti, sì, ero un po' un pesce fuor d'acqua, non è il mio mondo quello lì. Quindi forse proprio perché ero un po' così, un po' con un tipo di, di, di mentalità diversa, non sono mai arrivato a Sanremo, a quelle cose lì, ma perché non... Però tu hai detto, sei, sei giornalista, però dov'è che ti senti a tuo agio? Sul palco quando sei a teatro, davanti al computer quando scrivi, eh, davanti a una telecamera in televisione o quando componi, quando reciti, quando canti con una chitarra in mano in osteria? Dov'è che tu ti senti proprio? Allora, noi che facciamo questo mestiere qui siamo sicuramente dei malati un po', siamo un po' egocentrici, no? siamo al centro dell'attenzione, quindi ci piace la gratificazione, cioè avere uno che ti dice ah bella sta cosa. E quello è un po'. Hai scritto un bel libro, un bel, hai scritto un bel articolo, quindi io mi sento a mio agio, forse ormai perché ne ho fatte tante, un po' ovunque, mi piace, non sono mai agitato. Vorrei essere emozionato anche prima di uno spettacolo teatrale. In realtà, prima scazzeggio, parlo e poi vado sul palco. E adesso questa canzone è dedicata a una categoria ben precisa. Sono state loro che per prime hanno fatto capire a tutti gli utenti della circolazione stradale l'assoluta inutilità dell'uso della freccia. E la sua abolizione è stata automatica. Nessuno si è più azzardato a mettere la freccia girando a destra o a sinistra. Anzi, se uno la mette può venire anche insultato, forse anche multato dai vigili. Poi hanno introdotto altre regole nella circolazione del codice, come per esempio guidare tenendo il telefono fra l'orecchio e la spalla e nel frattempo con le mani fare altre cose frugare nei trucchi altre cianfrusaglie non ripartire al semaforo perché si stanno mandando messaggi ma anche mandarli mentre si guida non è disdicevole ehm, infine borbottare un so che spacca Maroni se qualcuno viene gentilmente a chiedere di spostare l'auto perché si deve uscire perché è in terza fila diciamo anche questa regola è stata adottata da tutti. Loro sono identificabili in una categoria ben precisa che abbiamo imparato a conoscere e anche ad amare. Almeno io le amo. Mi ricordo una volta quando feci uno spettacolo su Marconi al Duse, vennero sia Guccini che Dino Zoff a vedermi. E prima erano nei camerini che bevevano e chiacchieravano. Sono stati lì fino a cinque minuti prima dello spettacolo che dico: Guardate che io devo andare in scena. Cioè, è così, capito? Molto. Forse la disinvoltura che mi ha da, mi dato mio padre, forse non so. Senti, tu sei stato anche famoso perché la cena con delitto è stata una cosa molto originale. Sì, sì. C'erano persone che andavano a mangiare al ristorante, e durante la cena c'era il tuo spettacolo. È vero, vero. Con, il con il delitto si doveva delitto, trovare sì, l'assassino, quindi creando proprio la suspense. Sì, l'hai ideata questa ah, cosa? guarda, nasce dal, dalla corte di campagna negli anni Ottanta questo locale insieme a Daniele Sala e Titta Ruggeri abbiamo cominciato, la Carla tra l'altro mia moglie scriveva i testi e abbiamo cominciato a fare delle trame con questo delitto che la gente doveva indovinare poi l'abbiamo fatto da, allo, alla bottega di Franco in via Gucchi per anni, il lunedì sera per 50 persone e poi sono andato avanti fino a, a poco tempo fa, adesso ormai è un po' desueta ormai tutti fanno la cena con delitto, ormai... Ha rotto le scatole. Però io sono stato uno dei primi. Vero. Per vent'anni ho fatto Poirot con i baffi, eh, e quindi con questa, questa colla dei baffi, la bombetta, <ride> e mi sono divertito molto. E tra l'altro l'ho fatta anche a New York la cena con Delitto, con degli attori americani. Un periodo sono andato là e l'ho fatto per due mesi in un ristorante a New York recitando in inglese. Quindi non per italiani, proprio, proprio per gli per... americani è stato divertente. Tu hai vissuto sempre a Bologna o ci sono stati lunghi periodi a Roma, a Milano? A Roma lavoravi... andavo e venivo, facevo, quando facevo i fatti vostri andavo via il lunedì, tornavo il venerdì. Eh, a Milano non ho mai abitato. A, a Roma ho abitato, avevo una, una casa in affitto in via Teulada, tra l'altro vicino alla Rai, e lì quindi ho vissuto tutta quella Roma che mi ha fatto poi dire: a Roma si sta bene, bellissima città, la più bella del mondo, avevo portato il motorino però tornavo sempre a casa perché noi che abitiamo qua abbiamo un altro modo di stare insieme che loro non hanno e allora dopo un po' ti rompi, vuoi stare a casa, io adesso sto qua, sto benissimo, la televisione l'ho già fatta mi hanno già chiesto l'autografo mi hanno già riconosciuto per strada va bene così quindi se faccio una bella cosa qui sono già son contento cioè il tuo ego quella parte di vanità che dici c'è in tutti gli artisti è già stata appagata basta, quindi adesso fai quello che ti piace sì. e vivi come ti piace sì. che è la cosa Appunto, più quella bella quella carriera che ti dico la sera andare a letto contento di aver fatto una bella cosa basta parliamo del teatro perché tu prima hai citato lo spettacolo di Marconi molto bello che tu hai portato in giro per il mondo perché poi insomma sì, Marconi sì. è un personaggio che come dice Guccini, vogliono conoscere tutto di cose. No, perché in effetti ho scritto questo punto com, mi sono accorto scrivendo questo libro che ho fatto una marea di cose. Cioè, Marconi, ho fatto uno spettacolo su Marconi, l'ho fatto, ho debuttato a Sydney perché allora la Silvia Bartolini era la presidente della consulta degli Emiliano Romagnoli nel Mondo. Quindi negli istituti di cultura andavamo quindi Australia, Canada, Inghilterra, Belgio. Ho fatto lo spettacolo di Marconi ovunque, meno in Italia, pochissimo, in Italia poco, ma fuori ho portato Marconi, che fuori da Bologna Marconi è un idolo assoluto, a Bologna invece un po' per il suo colore politico, che è stato l'uomo del duce per un po', è stato considerato un po'. Ma poi nessuno è mai profeta in patria, no? è sempre più e, grande e quindi, fuori. E quindi poi ho scritto anche un libro su Marconi, Il segreto di Marconi, perché Marconi eh, ho convissuto con Marconi per dieci anni, capito? quindi è stata una bellissima cosa andare a farlo a Sydney eh, nel teatro dove... Poi sei la, stato in Canada, Kidman, in Capo, Canada, sì, a Montreal, alla casa di Saputo. Mi ricordo allora che proprio passai col, col pullman che ci disse quando ci portavano a teatro: ecco Vedete quello è lo stadio di un italo americano che si chiama Saputo. C'era Saputo. Stadium Mi ricordo la scritta: Lo stadio, lo vidi, poi non sapevo chi era io allora. C'era sap il Saputo Stadium e c'è il Comaschi Stadium ah, beh, perché noi in questo, questo momento siamo, siamo nel Comaschi, Comaschi Stadium. Stadium. Ma, eh, tiro giù questa questo schermo gigante, le casse, viene la gente, c'è la curva ci sono i distinti Cioè io Questa... dove sono adesso, in tribuna sui... Io centrale, sono sui cioè, distinti centrali? Cioè, cioè, tribuna centrale, i distinti sono più in là e, e fuori c'è, tra l'altro, la mia foto, faccio i biglietti e dico i prezzi delle liquiriste, <ride> delle rotelle e quindi qua ci sono alla domenica boati pazzeschi di quelle 7, 8, 10 persone, viene Jimmy Villotti ogni tanto viene, vengono personaggi che, che vengono a vedere un po' com'era a casa di Lucio che si andava a vedere il Bolognetto, diceva, vieni a vedere il Bolognetto che aveva uno dei primi grandi schermi Lucio a casa sua e ti convocava per vedere la partita. Quindi la domenica capienza hai detto 8-10 persone, si sì, radunate qui, volte, anche popcorn, anche televisione, poi portano le rotelle, le liquirizie farcite, qualcuno okay. qualche una tortina, salata. Quindi si lo... può gioire, si può insultare, si può Quindi vado meno allo stadio. Meno allo stadio. Beh, infatti avendolo in Perché casa, qua, avendo tra l'altro, la, la un visione in HD suo. grande così è come la visione della tribuna più o meno, eh, cioè, è simile, hai prima. fatto prima fare il Comaschi Stadium del nuovo Dallara. Eh? Quanto ci hai fatto, messo? Ci ho messo pochissimo. Sì, sì, ma adesso. Sì, Senti, il calcio nella tua vita c'è ovunque. La tua sì. casa, dopo faremo sì. vedere vari aspetti no? che ci ricollegano al calcio. Siamo partiti dalla foto di Pascutti, ma io vedo per esempio qui c'è cioè, un, un vecchio calcio Un calcio balilla scassato. Sì, ma sì, sì. questo di quanti anni fa? L'ho preso in una, da un regattiere. Non vale tutto, tutto rotto, ma mi piaceva. E tra l'altro eh, vedi che non ci sono gli omini è una roba da giocare con i crechi forse una specie di subute o non lo so una roba... con questi qui sì, sì sì è una cosa stranissima eh, e quindi no ma il calcio certo è sempre stato però non sono quel tifoso malato a me dà fastidio qui quando la gente fa il tifoso cioè quelli che fanno i tifosi che dicono eh, ma monisci moniscilo che... <ride> Cioè, a me piace vedere la partita, sono contento se il Bologna vince, ma non sono quel tifoso che sta male. Certo, mi dispiace o gioisco, ma sono uno che guarda la partita di calcio. Certo. Tra l'altro, mia moglie è un appassionata di calcio, è più noi... tifosa tua moglie di te. Sì, forse. Noi, noi guardiamo la, la, la Premier League. Noi guardiamo uh -huh. anche delle partite, cioè non solo le partite uh -huh. del campionato italiano. Quindi, sì, sì mia moglie, tra l'altro, aveva un rapporto con Gigi Manfredi. Formidabile. Maifredi la mandava a vedere dei giocatori. Cioè, so, cioè, <ride> Dici veramente. chi ha scelto la casa. So, una volta Addirittura, addirittura lo man la mandò. Ma non mi ricordo più se era già la Juve eh, di governato. Che andò la Juve, andò a Modena a vedere pa 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 Padalino, pa Paladino. era un centrale del Foggia. Mi Padalino esatto. andò Padalino. A fare una Mia moglie andò a fare una relazione per. Eh, per... Cioè, quindi incredibile. Quindi cioè. era una primissima scouting di Guarda, quelle mi che vanno in giro. ricordo una battuta di Maifredi a mia moglie: Paperella la chiamava. Diceva: ehm, Prendiamo Zavarov oppure aspetto ah G ecco mi okay. chiese questa cosa qui quindi abbiamo capito chi è l'intenditore <ride> di calcio in casa tua però dicevo tu il calcio ti piace anche collezionarlo perché al di là delle sì. figurine di cui ci hai parlato abbiamo visto foto di ogni genere sicuramente Beh, di tuo papà di padre, cioè. ma non solo oggetti cioè tu quando vai in giro sei uno sì, che sì. va ai mercatini che quando trova cose un pallone vecchio che tengo sempre fra i piedi che è lì che gira per la stanza è le vero. Le di cuoio quelli sono ancora esatto. quelli di cuoio che quando colpivi di testa ti rimaneva eh, il sì, tatuaggio eh, ti rimaneva proprio il segno, sì, mi piace quel sapore del vecchio calcio eh, di, delle vecchie maglie di, di, di quelli che, quando si facevano male, si mettevano la fascia in testa eh, quei, quei giocatori bendati. Cioè, piace, cioè, quindi, questo fascino qui questo, di queste foto dove guardi, sto delle ore, delle ore no, a vedere so, la curva piena, ma quando mai la rivedremo più? Una curva piena così? Mai! E poi i carabinieri sulla panca a 3 a 3 che guardavano la partita. C'è tutto questo piccolo contorno meraviglioso, San Luca lassù che si vede, la nebbiolina, eh, lo stadio, quei freddi, perché allora c'erano dei freddi ragazzi, ma adesso non è più quel freddo no, lì. E quindi io ho patito dei freddi, c'ho ancora lo scranino, eh, lo scranino cioè, Del lì, di, di mio padre, eh. il mio, proprio che mi sedevo dietro la porta. Bellissimo. Per me, ma senza nostalgia, eh. come, come, come. sono d'accordo con Francesco, con Guccini, quando eh, parliamo di questo fatto di... De... Come eravamo, ma non è che eravamo meglio, eravamo un'altra cosa e ci ricordiamo come eravamo, però non è che diciamo: ah, com'era bello, come eravamo più. No, no. era un'altra cosa. Poi ognuno tanto. magari è legato ai propri anni, ma il che non vuol dire che siano migliori. Intanto ce la, altri ce sono... la ricordiamo com'era, ma non è che facciamo cioè. dei paragoni. E tu hai interpretato anche Commendator Paradiso, scritto da Gianfranco Civolani, Dall'Ara. Che è già una storia di per sé eh, da romanzo, eh, poi scritta con lo stile del Cive, interpretata da te. Cive è, è stato il più, uno dei più grandi scrittori, più grandi penne che io ho ammirato, e anche ho preso spunto da lui questa maniera di fare i periodi brevi. Punto è pu, civoli, appunto mi volto per lei esatto. <ride> e, e quindi gli ho proprio chiesto. Mi dispiace che non ci sia più perché gli avrei chiesto. Degli altri testi, adesso proprio un testo sulla Bologna di notte di quegli anni, con i personaggi, perché lui aveva un modo di raccontarla meraviglioso, cioè il CIV veramente mi verrebbe sempre da, on da onorarlo, lo penso sempre. Fai bene, anche noi sai quanto siamo legati. Senti, Giorgio, parliamo un attimo di quello che fai adesso, perché tu non stai mai fermo, tu continui a scrivere, a comporre a, eh, e lo fai immagino per piacere, perché hai già detto che hai già superato no, quella fase in cui facevi per la notorietà, sì, ok. Sì. Adesso lo fai perché ti piace. Le serate faccio degli spettacoli, ne ho fatti tanti che ogni tanto ne ripesco qualcuno, qualcuno mi chiede Marconi, qualcuno per le scuole, oppure lo so. Felix Pedro, alcuni spettacoli, Dallara, Il Commendatore, è uno degli spettacoli più rifatti. Però adesso sto facendo due cose. Una è proprio riferita a quella notte bolognese che, di cui parlavamo, perché Farinelli è della Cineteca, grandissimo, uno dei più grandi personaggi di Bologna a, a livello internazionale, mi ha detto: se non fai quel film lì, ti ammazzo. Che è un film che io gli ho proposto, che chiamato Modernissimo, perché lui riapre il modernissimo, che è quel cinema all'angolo di via Rizzoli e Pavaglione. E facendone un polo de, della Cineteca, però una volta era un locale dove andavano i musicisti. E allora sto girando insieme a Paolo Muran, la, la, il regista del cielo Capovolto. Certo. Stiamo raccogliendo i, con Celso Valli che è diventato il mio, il mio complice. e Jimmy Villotti. Questa notte bolognese di personaggi Amba, amba la Nuitil, il Marsigliese, che ha inventato il termine misura cioè tutti questi della notte musicisti per raccontare quella Bologna che non c'è più, che però viveva di notte fra musicisti, giornalisti e altri sciagurati. Era questa, e questa è la cosa che sto facendo, ma ci metterò un po', a fare questo sarà un anno o due forse, quando okay. apparirà il modernissimo più avanti. E poi sto facendo uno spettacolo che spero di fare al Comunale, eh, che il sovrintendente... È stato abbastanza entusiasta di questa cosa, che è uno spettacolo che si chiama Bologna, basta. Titolo: La storia di una città dagli etruschi a Mihailovic. Però cioè, quanto tempo dura Un'ora e mezza, questo... non di, ah, più, non della di sintesi, più. Come fai a raccontare? Devo fare un bignami della storia <ride> raccontata da me, a mio modo, anche leggera ovviamente, perché, e spero, se sembra che lo possa fare con l'orchestra del Comunale, sarebbe bello. E quindi, insomma, rileggere la storia. Dico Myhailovic perché è stato l'ultimo evento che ha unito Bologna prima della fine del mondo del, del virus. Dopo è cominciato tutto un altro mondo con le maschere e queste cose. Quindi, eh, le mascherine, tutti... però, Miailovic è stato un po'. Avrei potuto intitolarlo anche il sottotitolo dagli Etruschi agli aperitivi, perché gli aperitivi è poi uno degli ultimi <ride> vero, casi no? clamorosi. Dei... È la tendenza <ride> del momento, Però non so se Mihailovic... Perché Mihailovic rappresenta un fatto, proprio la città Bologna è sempre stata molto unita e lì si è unita attorno a un uomo con una malattia che ha insegnato alla gente di andarsi a far vedere, insomma molto importante per me, cioè la prevenzione... Medica anche. Altra tua caratteristica unica è quella di vedere e riuscire a scrivere e a mettere nero su bianco quelle particolarità delle persone, delle situazioni che tutti magari abbiamo sotto gli occhi, ma che nessuno riesce a raccontare come te. E parlo della mosca. Ha grande successo perché racconti forse le cose più eh, banali che la gente ha sotto gli occhi, ma non riesce a. Focalizzare come fai tu. Beh, perché prendo in giro la gente alla quale piace essere preso in giro <ride> e prendo in giro anche me, perché quando dico del cellulare, di queste cose, ce lo sono anch'io uno in macchina col cellulare. Oppure... però sono anni ormai dal 2003 che faccio la mosca, fu Giancarlo Mazzucca e Massimo Gagliardi al Carlino che lanciarono questa idea. Ricordiamo che è una rubrica è una rubrica del sabato mattina. Del e ormai non ho difficoltà a farla, ho sempre degli argomenti, ho tutto un mio archivio di idee perché basta che vada in un bar, sento un discorso. Una signora che entra e dice alle 10 del mattino: Sono distrutta. Che io subito faccio una mosca sulle donne distrutte alle 10 del mattino, che non si sa perché. E quindi, insomma, mi piace molto, e poi anche mia figlia molto che mi dà. Delle grandi idee sulle mosche. Laura è bravissima, c'è proprio l'idea perché non fai una mosca su quelli che al ristorante. Ecco, quindi... ci dici due più famosi, quelli che hanno lasciato più il segno dei, delle mosche che hai scritto? Beh, un, una è sicuramente quelle che ho fatto sulle signore col suv, che ho fatto anche la canzone sul mio disco, sul mio cd Dudé. La signora col suv col macchinone telecomandato dai mariti a casa, cioè per non <ride> fare. è questa cosa sicuramente, oppure quella del. Ha avuto un grande successo quella dei, dei, dei resti alla COP, della guerra dei resti, se mi dai 5 io gli do i 10, no? ma aspetti guarda se c'ho i 30 e lei mi dai i 40 che c'è la fila dietro che dopo non va più via la gente. Sì, sì. Oppure quella del caghino dello chef, cioè quelle cose che arrivano in tavola che non capisci cosa sono. La nouvelle cuisine. Eh, sì, quindi tutti che girano intorno a questa cosa, eh, su, su questa moda del, dei diminutivi nel mangiare. O vuole un, un pochino, un panino, un paninetto con un po' di insalatino, un po' di con i funghitini. Cioè, che quando se dici straccetti, per esempio, se dici stracci, vuole degli stracci di carne, la gente non li prende. Invece, straccetti sì, allora sì. Capito? <ride> ecco, queste cose qua. Chiarissimo. Tra l'altro, per chi ha la fortuna di essere un tuo commensale, le tue serate no, in osteria, sì. chiacchiere con gli amici, poi magari ogni tanto qualcuno ti passa una chitarra ed è poi l'origine di Dudé. Cioè, tu sì. metti in musica eh, dei sì. racconti, delle storie. Sì, è un, io, ho messo, è un CD fatto di monologhi, sono mosche quindi lo puoi ascoltare anche in macchina e delle canzoni che ho scritto adesso la chitarra ormai anche l'epoca della chitarra è un po' andata, difficile. Sì, è in osteria qualche volta quando andiamo a San Giovanni da Bergamini con la chitarra. Però non, quasi non le so fare perché c'ho il gruppo, c'ho il gruppo, ho la band, quindi su, suonano loro. Io canto, faccio il cantante perché voglio sempre riciclarmi, perché sono un cretino, perché non sto mai fermo, voglio fare il cantante e allora ecco che la chitarra già meno meno chitarra però canto e allora queste canzoni sono poi quelle lì anche quelle tratte dalle mosche mi son perso alla cop quelle cose lì <ride> Mi son perso alla cop, aiuto, aiuto, vi prego, son qua, aiuto, aiuto, mi son perso alla cop, con in mano un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, sacchetto di pop, sacchetto di pop, mi son perso alla cop, aiuto, aiuto, vi prego, son qua, aiuto, aiuto, mi son perso alla cop, con in mano un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, un sacchetto di pop. La paura di un uomo può essere questa. Non so più dove sono e vago nel niente. E poi non ci volevo, ho perso anche la lista. Dove sono le casse? Adesso chiedo alla gente. Dove sono le casse? Mi son perso alla co, aiuto, aiuto, vi prego sono qua, aiuto, aiuto, mi son perso alla co, con in mano un sacchetto, pop, un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, un sacchetto di pop, mi son perso alla co, aiuto, aiuto, mi prego sono qua, aiuto, aiuto, mi sono perso alla cop. le uscite senza spesa, le casse senza uscita, le, le casse automatiche no, le casse automatiche. Che fai? Ti sei perso alla cop? Sinistra, destra, adesso esci da lì. E non scordare come sempre il borsello e riportami indietro, l'euro del carrello. Dai! Spino! a fargli le bugliette? Senti, quando scrivi. Mattina, notte, quando è il momento in allora, cui hai? La giù? mosca ci metto dai 7 agli 8 minuti a scrivere una mosca. Mm. Cioè, Proprio perché ho già l'idea, parto: 10 minuti vuol dire la mosca. E, alla mattina alla mattina per me io mi alzo molto presto. se è mezza 7, mi alzo, do da mangiare ai gatti. Eh, a Giotto, poi Giotto non l'abbiamo presentato, ma è lì fianco a te già da tempo. Sì, e poi mi metto al computer, guardo, leggo il Corriere della Sera, sono abbonato, eh, anche se sono del Carlino, però poi lo vado <ride> a comprare il Carlino dopo. Però E poi vado al bar, vado all'edicola dei Tre Scalini, l'Uomo cane un, due, un po' di scasseggio, due, cag... due boiate. Sì, e sì. poi torno a casa e la mattina produco molto alla mattina, più che al pomeriggio. Pomeriggio vado a geriatria. Geriatria è in piazza Santo Stefano, ci troviamo verso le 5, Giorgio Bonaga, Stefano Benni, viene Villalta, viene Marossi il giornalista, alle volte viene Ermanno Cavazzoni lo scrittore, un reparto di geriatrico di, di anziani che non, non parlano più di donne al bar, ma arrivano con gli esami, vengono, guarda, te hai il colisperolo alto, <ride> ci facciamo vedere gli esami, ci diamo le pillole, e diventa molto divertente, anche lì c'è un delirio. E quindi da lì che tu trai gli spunti, molto, dai. Molto, molto. Quindi tu pomeriggio e sera in osteria con gli amici trovi le idee e alla mattina alla le mattina metti giù. scrivo, Sì, sì, perché io alla mattina sono mi metto giù in taverna, Scrivo, o vado nel mio studio, c'è uno studio, mi collego. Esatto, volevo sapere dov'è che trovi, cioè, hai bisogno di un luogo dove sei da colleggio solo? Io in Spagna con il sono silenzio. da solo e, e lì va bene perché quando studio gli spettacoli li devo parlare a voce alta. Io provo a allenare la memoria così perché so dei testi che devo poi imparare a memoria. È vero. Quindi eh, parlo, li sento, me li registro, pure la memoria visiva è molto importante i segnoni sul testo che dopo so che lì c'è il segnone so che lì dico quella cosa lì cioè quindi è lì ecco lì faccio proprio le prove computer penna quando hai, hai un'idea cosa fai aspetti la tieni in mente telefonino fino a... appunto mosca sulla okay. mascherina che non, si sente, non si sente una minchia adesso a parlare tutti già prima non ci sentiamo già noi perché siamo già di una certa età più parliamo piano, con la mascherina non si sente più, annuiamo, uno ha detto una cosa. e beh, via. No, ma modo. per capire sei figlio dei nostri tempi, quindi iPad, telefono, non sì, sei sì. di quelli che ha il blocchetto. iPad, computer portatile, l'assortimento oppure il computer pure gare, vado, vado più veloce, poco da fare, che a mano non riesco più. Quindi sei tecnologico. Sì, abbastanza. sì, molto. Sì, molto sì. anche. Molto tecnologico. E sì. sei anche molto social perché tu sì, Instagram diretti sì, Instagram. Io faccio Facebook. montaggio video, mi piace, cioè, sono tecnico, tecnologicamente. Sì, sì, quando chiamo il dottor Mouse per chiedere che non mi funziona una cosa al telefono, lui non ho bisogno di andare là, mi dice due cose e parliamo una lingua abbastanza... cioè non sono un tecnico, però me la cavo. Senti un altro filone che ha avuto grande successo è questo modo di... Eh inglesizzare tutto, cioè noi parliamo una lingua che non adesso è la nostra adesso sono più conosciuto per questo che per tutto il resto questa sì, cosa eh. qui degli inglesi sì. perché noi abbiamo questo bisogno di usare la parola inglese di cui magari cioè, non abbiamo neanche la pronuncia giusta però ci sembra più efficace non lo so, è, un, è, un, è una cosa per fargli sboroni forse cioè per dire, non so adesso vado a casa mi faccio una shower e poi dopo, ma che cosa? dimmi una doccia oppure tutto, adesso ti faccio una call ma è una chiamata, ma per, io mi chiedo sempre perché, perché devi fare, devi dire la parola in inglese in mezzo a un discorso in italiano, allora gli inglesi in mezzo a un discorso in inglese non dicono, perché? Eh, questa cosa mi fa incazzare, quindi faccio anche la parte di incazzato e alla fine chiudo sempre dicendo andate a fare uno squasso di pugnette, che è diventato... Un format, adesso tutti mi chiedono questa cosa, lo squasso, eh, squassi per tutti, guarda, Sono l'altro al giorno Alberto eh. Di Chiara, il terzino del Parma di Benarrivo, Di Chiara, ole, certo. eh, con cui facevo le trasferte, non ci siamo mai più visti, siamo amici su Facebook, e mi ha detto, senti, un, un giornalista mi ha chiesto l'altro giorno, ma tu che sei un football player, io le ho chiesto a questa giornalista… <ride> Se conosceva il significato del termine squasso, <ride> Vedi, È diventata una cosa. Non lo faccio delle grandi visualizzazioni, ma non me ne frega niente. Però è diventato ormai il mio eh, target quello di, di, di condannare queste pubblicità anche inglese, tutte le macchine che parlano. Poesia in inglese, certo, no? switch cioè. to the future, ma non si capisce. Il povero pensionato, difendo anche il povero pensionato, che non può dire che va a fare il tampone per il coronavirus, drive through, se gli dici drive through, che lo devi fare. Ma anche in solo lockdown. lockdown, perché? Lockdown. <ride> ma, ma lo stesso smart working, l'abbiamo inventato noi, non esiste in Inghilterra. Ho chiamato Enrico Franceschini, che è un mio amico di Repubblica. Ho detto, ma lo usate voi? Mai usato smart working in quel senso lì? Cioè il lavoro da casa non è smart working, è home office, home work, eh, in remoto. Cioè, invece noi smart working che invece sarebbe un lavoro intelligente, un lavoro rapido capito? e quindi insomma tu vuoi insegnare a, a parlare come si mangia una volta si diceva parla come mangia siamo, come ita mangi. siamo italiani siamo stiamo a San Lazzaro, stiamo a Osteria Grande stiamo <ride> sulla Poretana adesso non voglio dire cioè, pubblicità che va sempre anche da voi Poretana gomme, tires and e-bike, cioè io lo so, bici elettriche e pneumatici, sei sulla Poretana, vuol dire la gente, ci saranno anche degli inglesi, ma ci saranno pure anche degli italiani che vanno verso Porretta e hanno bisogno di cambiare una gomma. Tires and D bike. <ride> Scusa, ma mi fai molto ridere perché è vero, questo è proprio il succo. E poi il tuo squasso è diventato un must perché magliette, cioè quanti sì, gadget sì. ci sono? Mi chiedono la maglietta, la ma maglietta. non mai vendo, mi metto anche a vendere le magliette degli però, squassi. Però, però potrebbe anche essere, sì sì, perché tutti i squassi la voglio anch'io, la voglio anch'io, gli do il link per farsela fare. E allora, squassi, perché poi mi chiedono anche da fuori a Milano cosa vuol dire squassi di pugnetta. Allora io... Cerco di raccontarlo in maniera di squasso, e quando viene uno squasso come d'acqua c'è cioè molta roba, viene giù, e l'altra, invece, è quella cosa che, quando uno si sente un po' solo, delle volte, ecco, Può fantasticare qualcosa ecco, questa certo. Senti, poi se ce lo permetti vorremmo fare un piccolo tour nella tua casa, sì, sì. solo degli angoli dove magari ci sono più cose visita da guidata. poter... Visita, visita guidata, visita anche guidata. se puoi chiedere il permesso al Gambero, perché so che non è poi sì. solo casa no. Comaschi questa in realtà. Sì, perché Cogliandro eh, gira spesso qui, perché questa è la casa di Gambero, Gambero quello che lavora con Cogliandro in questura, Telly Silver, sì, l'attore, bravissimo. E, e quindi lui gira. La, la casa di gambero è questa, io poi in Cogliandro ho fatto la parte del Geometra Zoboli diverse volte che però non vive nella casa di gambero. No, no, <ride> però sono molto amico dei manetti bros. E ci divertiamo con le crittografie mnemoniche i giochi. Sempre, siamo sempre in contatto, abbiamo una chat. Questo spesso viene utilizzato come set della casa gambero. Però noi ugualmente andiamo a dare una sbirciatina in due o tre posticini. Assolutamente va bene? Certo, andiamo. Invadere troppo no, la no, tua privacy, no, no, ci venite, dedichiamo venite. a questo corridoio perché c'è tutta la tua vita artistica. Eh, L'ho messa qui. qui per nasconderlo in modo da non far troppo l'egocentrico, nel senso che quando la gente arriva, tutti i manifesti, però tutti i miei spettacoli che ho fatto negli anni: addirittura qui siamo in San Silvestro del 79. Eh, Giorgio Comare vedete, al ristorante La Torre, e poi tutti gli spettacoli, eh, eh, anche le presentazioni di libri come Il rapimento di Roberto Baggio, e poi Calcio Balilla, e poi da questa parte c'è Il Commendator Paradiso di cui parlavamo prima di Dallara, Cal delle Pere, c'è eh, Calcio Balilla, c'è. C'è Marconi da qualche parte, non lo trovo, ehm, ecco qua, C quello della radio, Marconi. Eccolo, eh, c'è Asi Argento, cosa hai fatto con Asi Argento? Ho fatto uno spettacolo con un suo testo per il Teatro Lab, Se ti mordo muoio in sette passi, per un periodo ero molto fraternizzato con lei, ci eravamo molto, eh, molto uniti, è eh, una mia amica. E poi, insomma, tutte, anche le cose vecchissime, Neuro Cabaret, i miei primi spettacolini, Così, da tenere così, come una specie di piccola galleria, ma senza... Chi vuol venire, viene, ma non è che io le porto tutti, quelli che vengono a casa le porto qui dicendo venite <ride> a vedere... Le, no, la mia no. collezione eh, no, è eh, di sì, sì. stampe dei tuoi spettacoli, esatto, esatto. qui sei giovanissimo in queste... Beh sì, qui quando coperie. i barboni fanno l'amore, guarda, anche qui eh, i sogni sono desideri, regia di Daniele Sala, testo di Francesco Freri, che oggi è... L'autore di Crozza, eh, quindi. Sono... Lassù c'è un Giorgio molto piccolo, giusto? Sì, che... Anni, cosa avrai? Tra ah, quattro anni? Ah, lì sì, avrò cinque o sei anni, sette anni, cinque anni, penso. Eh, quella maglia lì me l'ha regalata Pivatelli, Gino Pivatelli, che veniva a casa da mio padre, anche le scarpe, guarda i calzettoni. Eh sì. Eh, sì. Erano abbastanza grandi. Esatto. Mentre usciamo, arriviamo ai tempi più recenti. Perché questa sì. prima pagina me la ricordo perché è di qualche mese fa ed è sì. molto bella, perché c'è un Giorgio veramente. Sì. è quando il Bologna un, mi ha chiesto di, di presentare allo stadio la partita delle leggende contro il Real Madrid Bologna Real Madrid e quindi la partita delle leggende e poi c'è stata questa bellissima prima pagina di Marco Montanari che ha fatto questo nuovo stadio, cioè il pesto credo che sia di Marco Tarozzi, forse sì, che è, stato, è una gran soddisfazione, qui poi ci sono alcune foto della mia vita, la partita da Dio di Marocchi dove giocavo con Pascutti, sempre quella di Sivori, questo con mio padre, qui sono con mio padre, Nino, Eccolo lì. siamo. Finalmente fotografati da qualcun altro, entrambi con la esatto, macchina fotografica esatto, al collo. Esatto. Oggetto di cui immagino tu sia ancora. Sei, sì, sei legato no, la alla mia, macchina vecchia storia. La mia Leica ce l'ho ancora. Sì, sì. Che è questo, questo qui? È storico, questo qui. Eh? Questo qui è lo scranino oh. che usavo allo stadio dietro la porta. Questo ha visto lo scudetto, ha vinto lo scudetto, questo qui, perché io mi mettevo così e facevo le foto. Ci sono anche questo Bellissimo. è il mio scranino, l'ho tenuto. Bellissimo, quindi ha almeno 60 anni. Ah, sì, eh? sì. sì, sì, ha 60 anni lo scranino, era di mio padre. Ecco. Chiudiamo con il Comaschi Stadium. Adesso ci fai vedere il come in pochi Stadium, certo. questa sala sì, si trasforma io ti, in una statua. Questa è una foto di mio padre di artisti del Duse della Montagnola <ride> e poi tiro giù questo. Diciamo, ecco, poi va eh, diciamo la partita in HD qui eh, questo è il Comaschi Stadium. Eh, guardo anche dei film. Comunque è bello. Sono stati Tutti distanziati eh, a guardare la partita. Ve lo possiamo garantire. Ah, già è vero, adesso c'è anche il distanziamento. Sì. Bisogna stare Quindi, a... posti distanziati. Esatto. Hai capelli biondi evapore, un leopardo addosso per amico. Da tre mesi fuma Icos, lo sguardo torbido e chanteuse, la signora col su, lei fa le sue cose, guida senza guardare, se non sta il cellulare, sembra persa nel mare, fai pazzire con clare l'autista del bus non mette la freccia mai! La signora col su La signora col su v'è uno sceriffo in città lei fa un pela un ciclista sempre sta su WhatsApp se il semaforo è verde non si muove da lì deve mandare un messaggio perché è fatta così Hai sentito la fede L'uno uno di Roma, hai sentito la trilli, si è comprata la croma, ho incontrato la Sissi, ha lasciato il marito, e adesso è l'amante di quel maiale di Nico. La signora Consume è uno sceriffo, con il culo del su quando blocca la strada non suonatele mai se le viene il nervoso allora sì che sono guai lei si incazza con tutti non sopporta nessuno ma il marito però ha un piede a terra monsuno Gli lascio il mio su, no, mi tengo il mio su e gli lascio la pancia. Hai capelli biondi e Un leopardo addosso per amico, da tre mesi fuma Icos. Lo sguardo torbido e chanteuse. La signora col sole. Caro Giorgio, è stato un piacere, sei un padrone di casa eccezionale. Grazie, grazie. Ci siamo divertiti, abbiamo imparato tante cose. E allora, Sono noi potente. chiudiamo sempre con un brindisi normalmente abbiamo i calici da vino bianco da vino rosso però tu io giustamente io uomo da osteria essendo uomo da osteria voglio il, bicchierosso, il, bicchierosso, il bicchiere rosso il bicchiere rosso no. hai ragione il bicchiere il bicchiere rosso il bicchiere rosso di vino e quindi noi chiudiamo così con un esatto. questo brindisi grazie stasera a casa di Giorgio Comaschi siamo stati benissimo. grazie triunfo. Giorgio My true love was true. Ah, I reply something here inside cannot be denied. them mm -hmm.